Compagnia di Nino Ruggero, Nino anche tu partecipante al secondo torneo di Gioia Sport che avrà inizio il 25 aprile, subito un match tosto con Alberto Latella, un tuo commento. Beh, intanto complimenti per l'organizzazione anche quest'anno di questo magnifico torneo che vede partecipanti tennisti, diciamo, della Piana, nei circoli Marins Gioia 74. È un evento sportivo ma anche degli aspetti goliardici, perché accomuna tutti i tennisti amatori, per così dire, ma anche qualcuno di buona classifica. Il mio match è assolutamente un match tra due amici, sicuramente Alberto avrà la meglio perché ormai gioco pochissimo, quindi sarà sicuramente un bel match. Consentitemi però di ringraziare Gioia Sport e di ringraziare l'organizzazione, perché questi eventi dimostrano di come lo sport, il tennis nel caso di specie, coinvolga tantissimi partecipanti. Abbiamo appena fatto il sorteggio, 66 iscritti, non è poco, ed è una bellissima manifestazione che si protrarrà per qualche mese e ci vedrà coinvolti in modo amicale tutti quanti. Nino, tu ti nascondi dietro la modestia, però sì, è vero che magari giochi di meno perché sei impegnato nel tuo ruolo, che è quello di arbitro, arbitro di caratura nazionale. Dobbiamo dirlo che Nino Ruggero è una di quelle facce del tennis gioiese vincente, perché in Calabria è il numero uno degli arbitri. Beh, numero uno degli arbitri, diciamo che la categoria dei quadri nazionali, arbitro 3, sì, è vero, no? Su questo non mi posso nascondere, sono l'unico in Calabria, ma devo anche dire che certi risultati non si raggiungono se non c'è dietro un grande lavoro, una grande passione, soprattutto spirito di abnegazione. E naturalmente, se alle spalle non c'è la federazione che ti consente di arbitrare incontri di livello, e di questo devo assolutamente ringraziare la federazione, il mio mentore che è Antonio Caroleo, come il presidente Gio Lappano e tutta l'organizzazione tennistica calabrese. Devo dire che questo traguardo costruito in pochissimi anni è dovuto al fatto di un'esperienza che si è formata proprio sul campo, arbitrando anche tornei internazionali come questo ormai il quarto anno consecutivo, il Master Europe di Reggio Calabria, così come tantissimi tornei, non ultimo quello che ormai si organizza da anni presso il nostro circolo, il circolo di cui io faccio parte, che è il Circolo Tennis Gioia 74, il torneo delle Calabrie, che vede partecipanti di altissima categoria. Sicuramente è una passione che mi coinvolge tantissimo, speriamo che da qui in futuro possiamo, diciamo, solcare campi sempre più prestigiosi, naturalmente con la collaborazione sempre della federazione regionale. Grazie Nino e complimenti. Grazie a voi e complimenti a voi. Viva Gioia Tauro, viva Gioia Sport, viva tutto lo sport, viva il tennis.